It is common knowledge in medicine that despite all the major advances over the past century, injections, or the shot as it is commonly referred to, are still being performed the same way they were when initially described in the late 1800s. The limitation of fear, pain, and lack of ability to precisely locate needle tip position when performing an injection is well understood. The only way to truly overcome the deficiencies of the past systems would be the development of a system that could precisely not only control flow rate, but more importantly, control pressure of a drug when performing an injection. This insight led to an innovative technology that could determine the pressure at the tip of the needle, which I termed exit pressure. A complex algorithm was created so that if different disposable components were used, such as different needle gauges, syringe sizes, or drugs with different viscosities, we could account for these changes and we could still precisely measure pressure at the needle tip. In addition, we enabled exit pressure to become the controller of the delivery system. We can differentiate types of tissues, the location of the needle within the body, and thus identify a specific anatomical target with a new source of information we never used before, pressure measurements. We call this technology a dynamic pressure sensing technology. This is the beginning for this concept, and I believe we are now ready to bring all types of injections into the digital age to advance the art and science of intratissue drug delivery for our patients. So now we can track the location of a needle within tissues have its different densities. And this is exactly what we as anesthesiologists do every time we perform an epidural block using our subjective feelings of loss of resistance. But let us now continue to watch the video. Questo dispositivo medico è costituito dall'unità principale con uno schermo LCD e da un comando a pedale pneumatico opzionale. Il dispositivo richiede un kit epidurale sterile monouso che include una siringa da 20 ml, un set di tubi, un sensore di pressione ed un adattatore. Il dispositivo può funzionare con tutti gli aghi epidurali standard attualmente disponibili. Lo strumento utilizza un algoritmo per determinare la pressione sulla punta dell'ago, mentre la pompa eroga la soluzione ad una velocità prestabilita. Un segnale acustico e visivo della pressione di uscita consente all'operatore di concentrarsi sul sito di iniezione. Questo sistema è unico, in quanto la pressione è essa stessa il feedback e il controllore del sistema che regola il motore elettromeccanico che controlla la portata e il fluido erogato. Attualmente, gli anestesisti quando inseriscono un ago epidurale per identificare lo spazio epidurale si basano sulla loro percezione soggettiva di perdita di resistenza. Lo strumento epidurale CompuFlow consente di avere dati di pressione oggettivi e consente inoltre di poter impugnare l'ago con entrambe le mani.
Dopo aver fatto lo zero, il dispositivo è impostato per erogare una soluzione ad una velocità di 0,05 millilitri al secondo. Dopo l'anestesia locale e l'inserimento sottocutaneo, l'ago epidurale di Tuoi viene collegato tramite un tubo inestensibile al CompuFlow per registrare il delta di pressione rilevato dall'ago durante il suo avanzamento. L'ingresso nello spazio epidurale provoca un'improvvisa diminuzione della pressione sul display e un netto calo del tono dell'uscita audio. L'operatore a questo punto interrompe immediatamente la procedura e osserva il grafico. Una significativa caduta di pressione, seguita da un plateau stabile per più di 5 secondi, è considerata indicativa dell'entrata dell'ago nello spazio epidurale. Dopo questi 5 secondi di plateau stabile, si può anche registrare la pressione reale dello spazio epidurale. Dopo la lettura finale della pressione epidurale, il CompuFlow viene disconnesso dall'ago di Tuoi e la procedura continua come usualmente avviene, inserendo un catetere epidurale per l'uso previsto. Lo strumento CompuFlow è in grado di registrare 4 volte al secondo i valori di pressione e il volume del fluido erogato, e questi dati possono essere rivisti immediatamente o trasferiti per ulteriori analisi dopo il completamento della procedura su un computer. Questa è la curva tipica del tracciato pressorio del CompuFlow quando si raggiunge lo spazio epidurale. Inizio della procedura e attivazione della pompa siringa. Aumento della pressione quando l'ago viene fatto avanzare costantemente. Se si osserva una piccola caduta di pressione, l'inserimento dell'ago viene immediatamente arrestato. Se la pressione riaumenta rapidamente, questo indica una falsa perdita di resistenza, per cui si può continuare a far avanzare l'ago. L'entrata dell'ago nel legamento giallo è percepita dall'operatore come un aumento di resistenza all'avanzamento dell'ago. In questo caso, il CompuFlow mostra un picco pressorio con un aumento del tono acustico. Non appena si ha un'improvvisa caduta della pressione, la progressione dell'ago deve essere tempestivamente fermata. Un plateau stabile che perduri per almeno 5 secondi, accompagnato da un cambio del tono e da una diminuzione dell'intensità del segnale acustico, indicano il raggiungimento dello spazio epidurale. Il CompuFlow può distinguere le differenze tra una falsa ed una vera perdita di resistenza. Un improvviso calo di pressione, in genere superiore al 50% della pressione massima, sul display visivo accompagnato da una distinta caduta del tono audio, con conseguente formazione di un plateau di pressione basso e stabile sostenuto per più di 5 secondi, è considerato il segno dell'ingresso dell'ago nello spazio epidurale. Se questi criteri non sono soddisfatti, come un lieve aumento del delta di pressione seguito da una leggera caduta transitoria della pressione, il segno può essere considerato come una falsa perdita di resistenza e l'ago epidurale può essere ulteriormente avanzato e/o riposizionato fino a quando si ottiene una vera perdita di resistenza. CompuFlow può essere impiegato anche nel caso della tecnica combinata spinale-epidurale. Usando il nostro simulatore epidurale appositamente progettato, siamo in grado di vedere l'ago spinale perforare la dura dopo che l'ago epidurale di Tuoi, coadiuvato da CompuFlow, è stato correttamente posizionato nello spazio epidurale. My colleagues and myself conducted the initial pilot study at the University of Texas using the CompuFlow epidural instrument for epidural space identification. We found that the CompuFlow epidural instrument was successful in identifying the epidural space in all of our patients.
And in addition to that, we also found that CompuFlo epidural instrument actually could tell us which structure we were passing through on the way to the epidural space, for example, the ligamentum flavum or the interspinous ligament. Initially, when I began to use CompuFlo, I was a little afraid of performing the puncture, losing the usual sensations that come with the low resistance syringe. But I quickly realized that the correlation between the advanced needle with the two-head needle and the images and sounds of CompuFlo are very reliable. The first thing we did was to validate the instrument. We performed a prospective blinded study to evaluate the inter-rater agreement between an expert anesthesiologist and the CompuFlo recordings in pregnant patients. All increases or decreases of resistance were compared with the CompuFlo recordings blinded to the operator. There was a very good level of concordance between the operator's tactile feelings and the delta pressure recorded by the CompuFlo, with regard to both the identification of the ligamentum flavum and of the epidural space. CompuFlo is a new and novel device to identify the epidural space. It is a very easy tool to identify the epidural space, the ligamentum flavum, and a bony contact you might encounter during an epidural procedure. The most experienced anesthesiologists will obtain benefits in difficult punctures, obesity, edema, anatomical alterations, etc. I believe that it has beneficial effects in terms of teaching your trainees to let them see the difference between normal tissue and the epidural space where there is reduced pressure. So I feel that this device holds big promise for teaching purposes and also for common routine practice. We also performed another study with our epidural simulator comparing the CompuFlo pressure curves obtained with the simulator with those obtained in humans for consecutive laboring parturients requesting epidural analgesia. The epidural simulator and human pressure curves were very similar. CompuFlo was able to differentiate the dropper pressure due to the false and true loss of resistances, not only in humans, but also with the simulator. And this means that CompuFlo can be used to teach trainees epidural block with the simulator. The practice of epidural anesthesia has not really changed in the last 100 years. The operator relies on the subjective feeling of loss of resistance basically perceived with his hand. The CompuFlo epidural instrument, on the other hand, gives you an objective way of identifying the epidural space. We can now see when the needle reaches the epidural space on a graphic display, and we can also see a pressure drop, which is objective. And in addition to that, we also get an audible notification once the epidural space is reached. Thank you.